Ciao amiche, buon pomeriggio! Come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra bellissima e dolcissima regista! Ciao a tutti! Oggi amiche, sono super contenta di questo make-up dedicato ad Harley Quinn. All'inizio avevo un po' di paura che fosse troppo scuro, dopo in un secondo momento pure, però poi mi sono abituata. Mi piace. Ci sono andata in giro tutto il giorno. Mi hanno chiesto effettivamente se mi era scappato un po' il nero. Io ho detto no, dovevo essere ispirata ad Harley Quinn. E mi hanno detto ha senso, ha senso. Non avevo fatto il cuoricino, non mi ricordo se c'era di qua, di là, dove c'era Lì. di qua. Il cuoricino stamattina perché il mondo non era pronto a vedermi. Di prima mattina con questo cuoricino nero, però secondo me è molto Sì, carino. è grande, cioè non è tanto, cioè è Non è qualcosa di delicato, esagerato. no? Io, a me piacerebbe questo, ecco, è un tocco. Buon più per un'occasione, così voi dite in che occasione devi andare col cuore là. Non lo so, però mi piace. Non lo so, mi piace anche il fiorellino, la stellina, qua, fatta qua così, mi piace. Poi comunque. Col, diciamo, il tonico, con lo struccante va via immediatamente perché è una timbrata di eyeliner, quelli in timbro, no, amiche? Da una parte eyeliner e dall'altra timbrino. Però così lo sfizio. E poi il pomeriggio ho fatto i codini come ispirati un po' ad Harley Quinn, solo che lei è bionda, da una parte lei ha la punta celeste e dall'altra rosa, io ho messo l'elastico da una parte celeste e dall'altra rosa. Amiche, così si passa il tempo ogni tanto alla Lallix. Pensando Sì, anche ai personaggi così un po' cartoonizzati, mi piace anche sì, replicare, però raramente lo faccio, sì, non è che faccio cosplayer di personaggi o robe così, però in questo caso, visto che la palette era di Harley Quinn, mi piaceva fare il make-up abbastanza, diciamo, ispirato a lei, mi sarebbe piaciuto fare gli occhi di due colori diversi, però poi ho detto con il nero. Non ero pronta, magari in un altro momento. Ma io immagino che avete aperto il video perché avete visto questa carinissima palette. È arrivata questa palette da ah, Pink Panda, ecco, sì. Pinkpanda. È arrivato l'ordine, amica, è arrivato. Ovviamente io non ho visto nulla di quello che c'è nello scatolone, ma la regista mi ha dato questa e mi ha detto: oggi puoi fare questa, gli altri te li do io. Poi, va bene, signora regista, ok? Perché ho detto che ci c'ha bene oggi che ho Lo le due. smalto, Allora, ecco, lo che è lo smalto stesso colore. Esatto, arancione, la giacca che più o più o meno meno è in all'incirca. Sì. tonalità, gli occhi, che un occhio è scuro, un po' diverso dall'altro, e le due code sulle orecchie, amiche, io spezzata, quando me l'ha detto la regia, ero spezzata. È molto carina. E io mi sento a questo punto anche un po' cagnolino, no? Mi dispiace, mi urta un po' che qua sia scartavetrata, scarciofata all'angolino, vedete? Non so se si vede, però non è che sia una palette che costa tanti soldi. Ed è La tutta apro, glitterina, tutta e glitterosa. tutta si vede, è tutta glitterina. Non aveva scatola, giusto? No, è arrivata È così. arrivata così. E l'apriamo. Guardate che carina. Super carina questa E tu non l'hai palette. ancora vista, però. Eh no, io la vedrò, ma immagino che sia carina. Beh, la faccio vedere dopo perché c'è la plastica, Aia. se no c'è il riflesso. Ah, ok, allora la stacco la plastica e la metto su. Bellina, sì, vediamo. Ah, c'è un E viale guarda l'ombretto in zampine! mezzo, hai Scusate, visto? ero. È ma no, maculato, come si dirà? Dalmatizzato. È come i dalmata, cioè Sì, con. volevo spostare la plastica, amica, un attimo solo. Sapete che io è una roba proprio un mio limite. Se lo faceva già la regista prima, eravamo contenti. Ecco, allora ce l'ho fatta. È un peccato usarla. L'attacco qua, quasi quasi, no? Così lo faccio un pochettino opaco. E possiamo far vedere gli ombretti. Si spera sempre che quando mi alzo così non si stacchi una cialda di ombretto e non cada per terra. Bella!
Sai perché ho Molto detto carina. belli belli prima? Perché io quando ho alzato ho visto questo, Ah, e hai già però non visto quello in avevo mezzo? capito, ho O visto quello in qua? mezzo, poi siccome qua è tutto glitterato, ho detto belli belli, no? Però sono belli, scusate, la guardo un attimo, sono belli davvero, sono tutti Sì. glitterini e alcuni sono anche opachi. E l'idea delle zampine... Di essere messa al centro con sotto un Sì. nero e sopra il bianco e il nero, Ah, bello. giusto! Annota tutto la regista. È È vero? perfettamente al centro con sotto il nero, diciamo più Ah, scuro. bello, è vero! L'avranno notato? Allora, c'è il nero sotto, il bianco sopra e quella nera e bianca al centro precisa. Sì. La swatchiamo perché è meravigliosa. Allora, poggio un foglietto qua per non sparaflesciare. Magari. Facciamo così, basta. Appoggiamo i Perché tu si faccia fazzoletti, i lente. fazzoletti, no sponsor. Mi alzo la manica, forse se sta. Oggi ho la giacchetta. Allora, vado, bello Vai. questo blu. Allora, ma come faccio? Così si vede? Sì, si vede. Così qua. O gli faccio ombra? No, no, Allora, no, fai di ombra. qua, così, da Sì, questi. parti da lì. Questa è, diciamo, che marca è? Questa, Non so, c'è Catrice scritto Disney, non ho visto. Essence. Ah, Essence, giusto. Essence, quindi io non ne ho di Essence, è la prima. Mi Sì? pare. Bella. Pigmento! Questo? Aspettate che ne prendo un po' di più. Che belle. Non pensavo. Quello rosso è Ah, saltato. ok, adesso lo recupero. Però mi pulisco un attimo. Perché rimane un po', poi dopo Poco macchi. poco, Poi ci sì. sono anche tanti bianchi, quindi un attimo che Infatti, sporchi. infatti, mi Io pulisco sono che poi. curiosa di vedere come sarà il colore quello con le macchie È nere. tutto Cosa verrà? Verrà mescolone. grigio? Come verrà? Sarà un mescolone. Allora, ho preso un dischetto di quelli che usiamo sempre alla mattina di cotone, lavabili in lavatrice e riutilizzabili. Allora, il rosso. Mi dispiace toccarli. Perché c'ha le zampine. Sì, pulisco direttamente il dito. Allora, quello l'abbiamo fatto, il bianco. Bello, perlatissimo. Che ne prendo ancora Carino. un po'. Bello. Provo questo, Vai. vado. Che curiosità. Oh Oh, no. no! No, ma si è rovinato. Però è bello il colore che esce fuori. Grigio. Lì si è rovinato. No! Eh sì, d'altronde. Per Questo forza. che colore è? Un nero. Sono rimasta È male. grigio scuro in realtà, È non un è nero. grigio, sì. Sono rimasta un po' male. Vabbè, era Questo? normale, comunque c'era un po' da Eh sì, aspettarsela. questo è un panna, bianco panna. Questo com'è, però belli. L'abbiamo pagata. Ah, questo scrive poco. L'abbiamo pagata poco perché costava 13 euro. E poi c'è un arancione. Ciao, sei venuto a Ciao. salutare? Sì, ciao. È arrivato all'opinionista, amiche. Passava di qua e è venuto a salutare. Allora, poi questo colore è un po' un marroncino. Mi devi dire qualcosa? No, ok, se vuoi dire di, eh. Sì, no, sono che cosa avete Ah, fatto? guarda, scusate, Una amiche, gli faccio palette? vedere. Guarda che bella. Allora, guarda. Hai visto che bello? Bello, vero? Un cagnolino. Chi è? Tu lo Dei conosci? 101 cucciolini. Bellino. I 101 cucciolini. Alla carica dei 101, i piccoli dalmata. Hai visto che cucciolo? E dentro, guarda, c'è l'ombretto che è fatto come i cagnolini, con le macchiette e le zampine. Con lui in realtà avevamo già sbirciato, quindi già sapeva un po'. Ecco, amiche, perché non è così Ah, sorpreso. sì. Ci mancano ancora due colori. Il dorato. Amiche, se sentite un rumorino, l'opinionista sta giocando con il suo nuovo pettine. Vuoi farglielo vedere? Vuoi che glielo faccio? L'ho portato per farvelo. Aspetta. L'avevo capito, amiche. Ieri abbiamo comprato il pettine, semplicissimo, perché l'opinionista mi ha detto che voleva il pettine come mio marito, come suo padre, no? E allora abbiamo preso al supermercato questo, me lo voleva far vedere.
Allora, questo piccino che è da viaggio con la custodia nera, così carino, e quello uguale grande, perché ero indecisa. Allora ho detto comunque costavano pochissimo, scusate, costavano pochissimo e gli ho preso sia il grande che il piccolo perché lui ha i capelli non lunghi, però un po' qua di ciuffo e li pettina sempre, ma non aveva i, diciamo, il suo pettine, ne avevamo in più, l'ho lavato e gli ho dato quello che c'era in più, ma era tipo colorato così, comunque aveva un po' di anni, era pulito, però insomma aveva il suo pettine, alla fine mi pare di averlo pagato tipo 1,70 euro, cioè l'ho pagato veramente poco, questo da viaggio anche più o meno, e ho detto sì, ma è giusto avere, diciamo, le proprie cosine personali, che così poi comunque lui ha cura delle sue cose, non le rovina, le tiene bene. Infatti era orgoglioso, me le voleva far vedere, vero? Bellissimo. Mettili a posto, amore, bravo. Ciao. quando sono piccoli, scusate amiche, ma voleva farvi vedere. Ho capito subito perché faceva rumore col pettinino, con le dittina, e mi è venuto il dubbio che volesse far vedere. Bello questo. È proprio un blu elettrico molto intenso. Bello. Bello. In Questo camera sembra ancora più intenso penso di di non come fa. averlo in nessuna palette, un blu così bello. Vero? Allora, aspettate che tiro su, che sono un pochettino maldestra oggi. Forse sono un po' stanca. Io direi che i colori sono magnifici. Peccato che già al primo swatch abbiamo fatto un disastro. No? In che senso un È il disastro? bianco. Io, amiche, sono precisa. Mi dispiace che sia Ah, così quello. adesso. Che poi che faccio? Io lo tampono, torna normale, No. no? Se lo scarciofo Ma è neanche. così. Era carino. Era bello, tolgo i fogli. Boh, che dire, bellissima come poche. Ne ho viste così belle, grande. Quanti colori sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So contare fino a 14. È molto bella. Il colore è molto bello. È interamente in cartone. E secondo me, cioè, sì, 9 euro. È arrivato, aveva ragione la nostra amica che ci diceva di stare tranquille. Io sono super curiosa, amiche, di sapere cosa ci sarà nelle mystery bag. Perché dentro abbiamo comprato una in omaggio, mi pare, e una invece l'abbiamo comprata. La mystery bag, una roba così, come si Non chiamava? so se box. Mystery box. Sono curiosa di sapere cosa c'è lì dentro, perché sono piccoline, diceva valore 74 euro, però a me sembra veramente strano. Comunque domani, secondo me, apriamo una di quelle, no? Va bene. Non riuscivamo a fare questo e quello perché sono troppo lenta. E la regista diceva che questa palette di questo colore qua oggi ci stava troppo bene. Poi lei la voleva swatchare così poi la può anche usare, no? Ma, cioè, nel No? senso, no, No? era, cioè, sì, ma era carina proprio perché ci Sì? stava bene anche oggi, secondo È vero, però me. Sì. anch'io sono d'accordo con te. Il colore ci sta, cosa ho urlato? D'accordo con te? Qua, qua, qua. Amiche, mi è partito un acuto, scusate. E sì, ci sta veramente bene. Si fa fatica a smettere di guardarla perché è veramente carina. È Sì. dolce come palette. È bellissimo, bellissimo, bellissimo. La tonalità è il mio colore E infatti il preferito. rosa pesca. Bellissima. Costava 13,90 euro con lo sconto sconcata, amiche. L'abbiamo pagata a 9,90 euro. Quindi buono. Per essere grande così, è di cartone, però sinceramente non me ne frega nulla anche se è di cartone, anzi meglio perché viene riciclata più facilmente. Io spero che ci duri un po' perché è così carina. Ho intenzione di provare qualche make-up con questa palette, secondo me potrà darci grandi soddisfazioni. L'unica cosa è che vedo già scarciofamenti, guarda. Fai Ah, cavoli, vedere? sì. Si vedono un po' Si tipo vede, buchi, guarda, sì. guarda. Che cadono. Sì, Si guarda, toglie, sì. fa Non so collage. se bisogna un attimo riscaldarlo, invece gli altri no, questi due.
Si sono magari non so, devi mettere scarciofatti. un primer quando la Forse è metti. meglio mettere un primer. Metteremo un primer con questi colori. Se no, io adesso metto in sacco il matitone. Col matitone fa tutto un pastone, amiche, non si toglie Non più si toglie nulla. più. Sì, Fai anche fatica la sera magari a toglierlo. anche. Eh sì. No, No? no, 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 Ok. no, 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 va via. Unica cosa, ecco, l'ombretto liquido di Astra, quello che ho qua all'interno, Chromotherapy. Sapete che io vi dico tutto nel bene e nel male. Dopo che ce l'ho un po' di ore, fa così. Ah, si crepa. Si crepa e poi cade. Se fai così, Questa penso cade sia la una formula. pecca proprio degli ombretti, di alcuni ombretti liquidi, penso, perché Sì. sono liquidi e quindi dopo si seccano e poi si Sì. crepano. Allora io vi dico la verità, non ho ritoccato granché perché l'ombretto era perfetto, ma ho messo una puntina di ombretto liquido perché era brutto, cioè era oscura, sembrava quasi tipo l'occhio con l'occhiaia, ma in realtà no, è perché si era tolto il... E quindi ho messo due puntine qua e qua prima di registrare adesso e il gloss. Per il resto il make-up ha tenuto ed era a posto, però sì, vi dico la E hai verità. aggiunto il E cuoricino. ho aggiunto il cuoricino, sì, però vi dico la verità perché mi sapeva veramente brutto fare, diciamo, il video in disordine senza mettere bene l'ombretto perché era brutto da vedere. Invece se metto l'ombretto quello in polvere rimane perfetto. Quindi col matitone, adesso che l'ho scoperto, amiche, è fantastico perché aderisce proprio sul matitone, aggrappa e non si toglie più. A Sì, infatti. saperlo prima, ste chicche. E adesso anche con l'idea di sporcare non mi va più giù, non casca, rimane bene là, perché io metto prima la matita nera, la tiro e poi metto l'ombretto e lo tiro. A saperle, si impara strada facendo, grazie anche a voi che mi date i suggerimenti, mi spiegate le cose, ma la vita è così. Secondo me è bello e l'interazione perché impariamo. Io da voi soprattutto, e voi da me sicuramente poco e nulla, però tra di voi sì, consigli, no? Io poi metto in pratica i consigli che mi date, un po' l'una, un po' l'altra, e realizzo il make-up. Se avete suggerimenti e idee nuove, ma anche idee che non sono nuove, riciclate, va benissimo. Voi lanciatele giù nei commenti che mi fa super piacere, le leggo e poi sì. Man mano che sia, non dico scelgo qualcosa perché è bruttissimo, secondo me scelgo è brutto, non c'è da scegliere, ma man mano le realizziamo tutte perché non è no che un'idea è meglio di No, un'altra, è infatti. solo che non potendo farle tutte Mano contemporaneamente, ne facciamo magari una un giorno e una un altro giorno. Io di solito accommisegno le cose per poi riuscire a farle, perché se no ho paura anche di dimenticarmi. Quindi è vero, l'amica ci diceva di stare tranquilli, Pink Panda sono super seri, infatti sono arrivati imballati benissimo, no? sì, Io non l'ho dicevo, visto sì, ti dicevo dentro prima. all'imballaggio perché la regista ha tolto i prodotti e li ha messi in una scatola per non farmeli vedere. Però mi ha fatto vedere la busta dove erano contenuti, che è una busta tutta imbottita Sì, di che era bolle, e tutta. dentro anche c'erano Sì, ogni bolle. palette era tipo con un. Non so come si chiamano i fogli, tipo con le bolle di Ma dai, plastica. Sì, bravi! involta Ecco bene. perché invece Revolution non lo fa e tante volte arrivano tutte le palette rovinate oppure la scatola di cartone tutta piegata. Però Anche perché questa non aveva una scatola di cartone, era una busta più era fine, però imballata comunque era bene. imballata bene, quindi. Li sanno fare allora i pacchi quelli di Pink Panda. Ho visto che anche in questi giorni mi proponeva, ma non l'ho fatto l'ordine perché io avevo piacere che prima mi arrivasse questo, sinceramente. Abbiamo tante cosettine da guardare assieme nei video e non vorrei ammucchiarne troppe perché abbiamo un angolino dove appoggiamo che sta diventando un po' intasato dalle cose che ho ordinato e quindi abbiamo paura anche di dimenticarci, di swatchare, di guardare, unboxare insieme a voi le cose nuove. Però avevo visto che parlavano di Mystery Box, sempre di valori alti, da 12,90 € grandi, però non so, ecco, se prenderlo. Io sono super curiosa, come quando Secondo me compro, prima ci conviene aprire quelle, sì, che poi io, magari non rimaniamo come le deluse. buste dell'edicola, quelle dei Sì. bambini, io sono super curiosa quando le vedo e me le chiedono, le compro sempre volentieri, sono super contenta di prenderle, a volte sono belle e convenienti, a volte invece no, c'è nulla cosmico dentro.
Però costano anche 9,90 euro e dentro magari non trovi, sì, trovi tante cose che non vanno bene. Ok, che loro sono bravi, utilizzano tutto, però a volte se è proprio una roba magari anche di mostri o serpenti che a loro fa paura, ecco, quelli non li utilizzano e allora poi o li regaliamo a qualche bimbo che ha la passione. Però io sono attratta tantissimo dalla roba del mistero, no? Che è chiusa, mi sembra che ci sia l'affare È del fatto apposta. secolo. Lo so, e su di me ci riescono benissimo. Fa effetto proprio tantissimo perché il non sapere cosa c'è mi spacca la testa. Sì. E quindi il fatto che a Pink Panda faccia queste mystery box continue e che dica valore altissimo e tu lo paghi 10 euro, mica terribile, terribile. Sono super curiosa. Se le prendete anche voi, fatemi sapere quanto l'avete pagata, cosa c'era dentro, che sono curiosa. Tanto, ma proprio come le scimmie, sono curiosa. È una roba, chissà. Proprio che mi piacerebbe vedere mentre le fanno solo per sapere cosa ci mettono Solo dentro. per quello. Sì, veramente. Io adesso sono curiosa di sapere qua nelle nostre cosa ci sarà. Vedremo i prossimi giorni. Speriamo che non sia. Io ho paura che ci sia tipo tutta skincare perché sì, ok, skincare mi piace, però più di quelle non uso. E Speriamo poi di devo no. usare la stessa crema 8 giorni per fare effetto. Non è che posso usarne una oggi, una domani. No, e quindi preferisco che ci siano i trucchi, le palette, anche il fondotinta, che così io quelli li posso cambiare tutti i giorni. Invece skincare, mi stufo. Magari uno shampoo, vabbè, top, ok, Sì, però quello non è con... quella Sì. cosa sfiziosa. Io No. voglio pallettine. Sì. Ne sono in attesa e curiosa di vedere se uscirà qualcosa per San Valentino, ma ormai ho paura di no, di Revolution. Se esce non facciamo in tempo a ordinarla, perché se Infatti. la ordino adesso non mi arriva in tempo. Però non mi è ancora arrivata nessuna mail, ho guardato sul sito, non c'è nulla di nuovo. Mi piacerebbe che avessero fatto qualcosa. Ho visto che su Lancome, se vi interessa, mica voi lo volete acquistare, hanno già proposto il calendario, è in uscita tra poco, calendario di San Davvero? Fanno un Valentino. calendario? Fanno un Sì, calendario? io non penso di Ma prenderlo dai. perché costa tanto. Brand ti saluto, però mi è un po' stufato, mettono sempre le stesse Sempre se... cose, li Hai già mandiamo guardato più un bacio. o meno? No, 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 ma tanto No? anche l'anno scorso gira che ti gira, c'era sempre i loro Eh prodotti sì, loro... iconici, però sinceramente a una certa, ok, la crema è buona, però ce l'ho, due, tre di scorta, ma che devo fare? Tutta sta scorta? No. No, non ha senso, ma non mi prende la curiosità nemmeno a me, figuriamoci a voi che mi guardate. Cioè, io immagino la noia totale se ne apro un altro. Cioè, anche il calendario dell'avvento, ok, il primo, l'anno dopo era praticamente uguale, boh. Cioè, neanche io stessa non mi sono, diciamo, divertita da morire quando l'ho aperto, perché se trovo gli stessi identici prodotti dell'anno prima, dico, a me queste cose, cioè mi piacerebbe un calendario non di prodotti costosi, però tipo Essence, Catrice anche, ma che mettono robe così carine, coccolose, bambinesche, colorate. Cioè non è, ecco, non mi interessa la roba costosa quanto la roba che mi rallegra e che posso utilizzare, anche grande perché mi deve riempire gli occhi, capito? Non voglio il mono così, come quelli che aveva messo Pupa così. Ci voglio le robe, magari una palettina piccolina così. Poi un rossetto grande di quelli di Essence, capito? Cioè, robe così. A me deve proprio soddisfare l'occhio, colorato, bello. Mi facessero loro un calendario di San Valentino con magari i cagnolini, il rossetto, che ne so, di un personaggio. Il rossetto col cuoricino, quello che amo. Piacerebbe, mi piacerebbe. Sogni, sogni, per sognare, almeno ancora sognare si può, no? È gratis ed è permesso, non ce l'hanno vietato. Bene, che dire, tu vuoi aggiungere qualcosa per questa No, simpatica e molto, molto dolcissima carino. palette? Io la trovo molto bella. E niente, Anch'io. amiche, come sempre io, cosa? No, Scusa? dico anch'io. Sì? Mi ero distratta un attimo, amiche, scusate, devo andare a farmi un caffè perché sono un po' stanca oggi. Io, amiche, vi ringrazio come sempre per aver aperto questo video, per essere arrivate fino a qua a supportarci, per averci come sempre supportato.
Vi ricordo come sempre, se vi va, di lasciare un pollicino se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non siete già iscritte, perché amiche, questo è il momento giusto per farlo e l'iscrizione è totalmente gratuita e c'era mancata altra cosa, auguro. Se vi va, commentate con l'emoji del cagnolino, della zampina, se c'è la zampina del cagnolino, va bene anche quella del C'è gattino. l'impronta, mi sa. Sì. L'improntina, con l'improntina, ma soprattutto dicendoci cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, cosa ne pensate di queste palette, di Pink Panda, di Essence, delle mystery box di Pink Panda. Sono super curiosa e volevo dirvi anche, perché io non l'ho mai detto, ma per me era ovvio, potete fare anche i commenti multipli, io sono super felice. Se vi viene in mente qualcosa mentre state guardando il video, stoppate, scrivete il commento. Poi potete continuare a guardare il commento. Se poi vi viene in mente Il ancora video, a qualcosa, guardare il video. scusa, il video, stoppate, scrivete quello che volete scrivere, poi continuate a guardare, poi riscrivete. Cioè, a me non mi tediate assolutamente, anzi io mi diverto tantissimo a leggere i vostri commenti anche quando sono più di uno, perché ho visto che c'è un'amica che le mando un bacio grande, grazie che ci scrivi sempre, che mi chiede tipo scusa che riscrive un altro commento, ma in realtà io sono contenta perché mi fa compagnia il suo commento, mi coccola perché mi piace leggerlo e mi piace anche rispondere, quindi veramente qua, perché avevo visto su certi canali che diceva la creator, la youtuber, eh no, ma scrivetene uno dove dite tutto, che poi non rispondono, vabbè, magari mettono, sì, Sì, cuoricino così come. neanche quello magari, però dicevano, ma mettetene uno, no, qua amiche, io poi ovviamente, ecco, può capitare che non sto bene, però è umano, no, e magari non rispondo subito. Oppure può capitare che sono al lavoro incastrata e devo lavorare tante ore e non ho modo di fermarmi e quindi li leggo dopo e rispondo dopo, però vuol dire che ecco, c'è qualcosa, diciamo, che mi impedisce di farlo, se no in linea di massima io lo faccio proprio perché mi piace, ecco, io ho aperto il canale per sentirmi in compagnia e poter condividere con voi la passione per il make-up. E quindi sì, mi fa proprio piacere, quindi commento multiplo a chi va, lo può fare tranquillamente, io sono super felice, anzi vi ringrazio. E se vi va, condividete esternamente il video a bombazza su tutto dove vi pare, amiche che amano i cagnolini, amiche che volete stressare con il link, bombardatele con i miei link se volete stressarle. Se vi va, mettetelo nel vostro stato di WhatsApp, così raggiungerete tutti, diciamo, i vostri contatti, li metterete a conoscenza che io faccio questi video. Non so, però se vi va, ecco. Però sarebbe molto molto carino, per me sarebbe un regalo grande. E niente che dire, io come sempre vi mando un bacio grandissimo, vi auguro una bellissima serata, soprattutto perché è venerdì e magari in tanti come me il sabato non lavorano e quindi il venerdì è più bello, il venerdì pomeriggio perché è finita la settimana e sì, diciamo, tira il fiato, si respira un attimo, in attesa, insomma, perché si è già dentro il weekend. Però, siccome non tutti è così, ma tanti lavorano, io chiedo scusa, perché comunque ho detto è finita la settimana lavorativa, io so che tanti invece lavorano e il mio pensiero va a loro che comunque lavorano. No? Sì. Il sabato e la domenica, magari hanno i turni sempre e quindi a me sì, da un lato. Mi dispiace, però io vedendo la mia settimana per me è finita, no? Non è mancanza di rispetto, è perché ognuno, Sì. no, vive la sua quotidianità e la vive così. Comunque un bacio grande anche a chi domani lavora e spero di averle almeno tenuto un po' di compagnia, ecco. Amiche, che dire, buona serata e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix, ciao amiche.